rispettiamo l'etica dello sport, sappiate che questo giocattolo è destinato a morire. Questo giocattolo è destinato a morire. E poi vi spiegherò perché. Il mio nasceva per la prima volta con un'anima medica, cioè creare un sistema capace di poter trattenere tutti i dati dell'atleta, dal peso a tutto il resto, in modo che questo potesse accompagnare il soggetto e creare un database che poteva essere utilizzato praticamente un po' sull'onda, fatte le debite proporzioni, della telemetria che c'è nella Formula 1. Cioè, avevo cominciato a vedere il calciatore come una macchina che costava, Totti costava più di 100 milioni di euro, per cui, cioè, non dico che era una Ferrari, ma insomma era giù di lì.